Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Aviatore. Da Bocciano di Romagna. Ciao, a mangiare la bistecca qua con me. Ah, è fantastica. Sì, ah. La decima festa della bistecca marchigiana qua a Casilina di Auditore, un altro grandissimo successo. Siamo con il presidente della Proloco, Ruggero Santi. Tante gente in questi due giorni è arrivata a Casilina per mangiare l'unica bistecca marchigiana di una festa nella nostra regione. L'unica bistecca certificata marchigiana. Siamo stati molto contenti perché abbiamo fatto divertire dai grandi ai piccini. È l'esempio del mio nipote col pallone. Oggi è stata una bellissima giornata, ci ha aiutato il tempo, ma c'è stato divertimento per tutti. Siamo contenti perché dopo quasi circa un anno che non ritornavamo, siamo tornati, la gente si è ricordata di noi. Perciò vuol dire che musica e buon cibo, buone bistecche, buon vino, buone tagliatelle. La gente si ricorda ancora di noi, siamo molto orgogliosi. Con questo vogliamo dare un bellissimo appuntamento a Ferragosto, il 16 agosto con i Mocha Club, un gruppo degli anni 80-90. A domenica abbiamo Roberta Cappelletti e lunedì sera chiudiamo con la grande orchestra Bagutti. Un arrivederci a agosto per le ferie. Ecco, agosto torna la grande rivelazione delle feste forse della Proloco, che è proprio la festa della tagliata. E qui per la bistecca abbiamo visto tante le persone che sono arrivate, il tempo è stato dalla vostra e anche della verificenza, perché non è mancata la pesca con l'associazione Le Farfalle di Eleonora e un aiuto per l'organizzazione della prossima festa della Madonna del Giro del 2016. La Proloco di Casilina è molto attenta a queste cose qui, sia dalle associazioni delle farfalle, la Madonna del Giro che è prossima a arrivare, che dove festeggeremo i 50 anni se ci arriviamo tutti insieme. Abbiamo fatto un momento ieri sera per ricordare il nostro amico Andrea, che era uno dei nostri con il padre qua nella nostra festa, sebbene che abitava distante a Roma, però era sempre qui per queste manifestazioni. Ci è dispiaciuto che quest'anno è andata così e aspettiamo la prossima festa, sempre uguale. Nuova leva della Proloco. Vediamo che sia una nuova leva della Proloco. Giulio, ti piace organizzare le feste come lo zio? Sì? Dalla festa della bistecca marchigiana non poteva mancare la pesca di beneficenza in favore della Onlus Le Farfalle di Eleonora. Come sta andando, Sandra?
sta andando molto bene, Casinina risponde sempre molto volentieri alla nostra pesca di beneficenza, ma non solo alla pesca, tutto. Quindi c'è stata gente? Sì, sì, in particolar modo anche stamattina abbiamo lavorato parecchio e tutti fanno un saltino alle farfalle. Quindi ricordiamo l'importanza della Onlus, di cosa si occupa, che rivolte e come mettersi in contatto con voi. Allora, la nostra associazione si occupa di bambini con grave patologie e del nostro territorio, ma non anche fuori. Se possiamo aiutiamo anche quelli di fuori, non solo del nostro territorio. Come possiamo metterci in contatto con voi? Allora, sulla pagina di Facebook oppure sul nostro sito dell'associazione www.lefarfalledieleonora.it. Sì, è il nostro mele buono, genuino, fa bene, fa bene. E quindi evviva il miele! Evviva il miele! Noi abbiamo fatto un'esposizione di cosmetica vegetale di un'azienda francese chiamata La Yves Rocher. È un'azienda che ha dei prodotti a base naturale di piante e quindi di principi naturali. Ecco, quali prodotti proponete per questa stagione? Proponiamo i nostri solari che sono, hanno un principio attivo che è la floia, che stimola la naturale nostro organismo, quindi prendiamo il sole in maniera naturale, ci proteggiamo in maniera naturale. Noi siamo della vendita diretta, quindi questi prodotti possono essere acquistati attraverso noi. E i nostri contatti sono Sonia con il numero di telefono 320-6925-624 e l'email sonia.carlino@yahoo.it. Sì, io mi chiamo Serena Pazzagli, il mio numero di telefono è 348-7808-060. Sono capogruppo e non sono in questa zona, ma perché ognuno di noi ha la sua zona di riferimento. Offre lui. Dica pure. Ci racconti i suoi prodotti. Ah, ci abbiamo dei prodotti meravigliosi, proprio tutto buono, dalle olive, formaggi, focaccia, taralli, formaggi afrodisiaci, tutto c'è tutto e c'è anche tanta bella gente che compra, non si vede la crisi, hanno comprato, c'è un incasso da meraviglia, siamo contenti. Perché? No, di più. Anche perché abbiamo il pecorino afrodisiaco, fa fare 7 ore d'amore. Franco l'ha detto, la cottura delle bistecche, come si cuoce una buona bistecca? Ah, la bistecca si cuoce bene, giralla 2-3 volte e basta, la sua cottura viene giusta. Fuoco vivo? Fuoco vivo, sì. Io ormai ho 10 anni che faccio questo lavoro e prima ho fatto al militare, ho sempre stato alla mensa ufficiale, cucinato, fatto di tutto. Va bene, arrivederci. Allora, io mi chiamo Lorena, sono una distributrice indipendente FM Group. FM Group è una multinazionale in 60 paesi, è nata nel 2004 in Polonia e nel 2006 in Italia. È 10 anni che esiste e dà l'opportunità a tutti di risparmiare e guadagnare su diversi prodotti. Quindi abbiamo dei prodotti per la casa, i profumi, i make-up senza nickel, senza derivati del petrolio, senza piombo ed anche infatti questa possibilità di poter guadagnare. Quindi giovani che cercano lavoro, non è una semplice vendita diretta, non è un porta a porta, ma è un multilevel marketing, quindi una cosa che veramente può dare anche uno stipendio dai 1.000 euro in su, è una rendita diretta passiva.
Allora, qui potete trovare dei prodotti, come ha detto Lorena, di casa, i profumi, che abbiamo vastissima scelta di profumi, abbiamo make up e le varie linee per il corpo, che sono prodotti ottimi, anallergici, senza nickel, senza parabeni, che vi consigliamo vivamente. Poi ovviamente i profumi, che è proprio il fiore all'occhiello di questa azienda, perché 10 anni fa avevamo soltanto profumi. Abbiamo gli stessi profumi che potete trovare nelle grandi profumerie. Ovviamente cosa cambia? Lo stilista in sé per sé non crea il profumo, mette soltanto il marchio. Praticamente noi ci riforniamo nella stessa azienda, che sarebbe la Drom, dove praticamente troviamo le stesse essenze. La differenza sta che noi mettiamo la nostra di firma, quindi sono originali, ma originali FM Group, e ovviamente la boccettina è diversa e anche il prezzo è diverso, ma l'essenza dentro è uguale, quindi se noi possiamo fare anche un paragone con quelli della profumeria. La Prolocco, il più anziano, è 40 anni che vado dietro la Prolocco e continuo. Guarda, fino... nota bene col bastone. Sebbene continuo fino a che la faccio camminare. Fino a 100? Fino a 100? Fino a 100? Anche di più. E voglio continuare sempre con la Prolocco. Ma che bello stare insieme. Che bello stare insieme e unisce la gente. Te li tengo io. No, tengo io. Ecco qua, tieni, questi sono i miei. No, sono i miei! Li tengo io! Dai, comprate un po' di biglietti a sta ragazza, è così! Grazie, tengo questi e vado. Andiamo. 5 come se fossero 10, dai, 5 come se fossero 10, dai! Quale vuoi? Quale voglio, il più grande! Dammi quello più grosso, quello più grosso. Voglio quello più grosso. Dammi il rosa, va là che... 7 sagre della bistecca su 10, Alessandro da Cattolica. Allora, proprio 7 sagre su 10, siamo diventati degli abitué di Casinina. Questo è un appuntamento che cerchiamo di non perdere quasi mai. Naturalmente poi capita che possano accadere delle motivazioni su cui non si può soprassedere, per cui non riusciamo a venire, però è un appuntamento che cerchiamo di prendere sempre. D'altronde la bistecca merita, dall'anno scorso mi sembra ci sono anche i medaglioni, per cui c'è questa novità che può andare bene per chi, diciamo, non vuole mangiarsi una bistecca intera perché non ce la fa, per cui motivo in più per venire. Poi ci piace anche venire sia il sabato, e anche quando siamo venuti domenica siamo stati bene, per cui il posto è bello, non dista molto da Cattolica, per cui si viene abbastanza facilmente. Che dire, è chiaro che gli amanti della bistecca non possono non venire a Casinina, se poi non ce la fanno, beh, c'è sempre l'anno dopo. Ecco, tu Alessandro sei un giudice questa bistecca. Beh, la bistecca che passa a pieni voti è sicuramente un'occasione da non perdere per venirla ad assaggiare, e il ricordo rimane nel tempo, per cui se non la si mangia almeno un altro anno, poi rimane il rimpianto di non averla assaggiata, e quindi bisogna tornare almeno una volta l'anno. Non balliamo tantissimo, però ci piace guardare gli altri che ballano, quello sì. Buonasera a tutti voi, siamo qui con la DS Valfoglia e vi presento Bruno, che ci racconterà quale sarà questa iniziativa. La nostra intenzione era quella di fare conoscere le iniziative che stiamo portando avanti come AS di Valfoglia. In primo luogo, proprio oggi si sta svolgendo un torneo, quarto torneo dell'amicizia, a cui partecipano bambini del 2004, qui vicino a Cagallo. Questa è un'iniziativa che l'anno prossimo probabilmente ripeteremo qui a Casinina. Poi siamo venuti per presentare il futuro nostro Valfoglia Camp, dove per tutta la durata di una settimana raggrupperemo ragazzi della zona
e faremo attività di allenamenti, di socializzazione, cercando quindi di dare un servizio sociale alla comunità. Grazie Bruno. Da dove venite? Ho detto che veniamo da San Giovanni Marignano. A mangiare la bistecca qua? Certo, e non è la prima volta che veniamo. Siete degli abitué qui? Certo che siamo degli abitué. Com'è la bistecca? Buonissima. Tornate anche quindi il prossimo anno? Speriamo di esserci anche il prossimo anno. Dicono che lei è un ciclista. Certo. Quindi la bistecca fa bene anche alla salute. La salute. Poi ci fermiamo da Bibi a prendere il caffè che è buonissimo. Certo, adesso lo vado a prendere se me lo dà, ok? Ciao! Bravo! No, me ne detti meno.
dopo ti ho proposto di chiamare un cappuccino e una brioche. Tante sa cose, dottore, confà, dai, confà, confà, confà. Chiappa la provetta e vado al dottore. E il dottore chiappa la provetta. Cosa le ho detto? Di venire a digiuno. Lei stamattina ha bevuto un cappuccino e ha mangiato una brioche. Arvachese e il giordò svema la fiola. Dai, Marietta, fai la pipì. A dei papri da fetele se... Dai, sta frega, vuoi fare scherzo al dottore? Fa fè la pipì, ma la fiola, vado sotto del garage, assa il cofano della macchina, chiappa la stocella d'olio e butta due o tre gocce. Tu contento dal dottore, vado in saccolo, dai, come fa, come fa, come fa. E il dottore chiappa la provetta. Rida, rida! Lei intanto ha la figlia incinta e il motore della macchina è fuso. Pizzo, una barzelletta al volo su questa bistecca. Trova la bistecca era speciale, la bistecca marchigiana, non sbagli mai. Ruggero, non so, avete una richiesta? Pensi a una bistecca e a cosa ti viene in mente? No, la barzelletta sulla bistecca, ho chiuso prima la serata, non so se l'hai ripresa. Aspetta. Una bistecca marchigiana alla seconda, vai! Una bistecca alla marchigiana, seconda, vai! Io la dico, poi se la tagli. Oh, c'è una signora, va dal chirurgo plastico, fa il chirurgo, signora, di cosa ha bisogno? E io vorrei rifare la passerina. Adesso io la voglio come era una volta, adesso è tutta sfatta. Faccia un po' vedere. La signora gliela fa vedere, fa il dottore, qua non c'è più niente da fare. Ad ecco, bisogna fare un impianto. Cosa mi mettete? Ha detto, stiamo sperimentando, mettiamo gli orecchi di vacca. La forma è uguale, c'è quel pelarino, la manutenzione è poca. Questa convince, si fa mettere sto orecchio, dopo tre mesi di convalescenza va in discoteca e rimorchia uno mezzo ubriaco, lo porta a casa, si spoglia tutta nuda, questa la guarda e fa, donca, l'ho viste bionde, l'ho viste more e le ho viste anche rosse, però col bolino del consorzio è la prima volta. Buona bistecca a tutti! Alle 10:30 facciamo l'estrazione. Due ragazzi che passano per una lotteria parrocchiale, perciò guardate di essere un pochettino clementi. Vi saluto, vi ringrazio, arrivederci a agosto. Grazie.